Dopo 20 anni, la DDA di Catanzaro ha scoperto il mandante dell'omicidio di Gennaro Ventura, l'ex carabiniere lametino ucciso per vendetta dal clan dei Cannizzaro da Ponte. Il presunto responsabile dell'assassinio sarebbe Domenico Antonio Cannizzaro, 50 anni, esponente di spicco della cosca. Cannizzaro avrebbe deciso la morte del Ventura per vendicarsi del fatto che l'uomo, quando era in servizio nell'arma, aveva fatto arrestare un parente di Cannizzaro per una rapina avvenuta a Tivoli, durante la quale era stato portato via un ingente quantitativo di droga. Oggi facciamo piena luce su questo omicidio grazie all'apporto collaborativo di uno dei tanti collaboratori che ci sono sulla Mezia. È importante perché ci consente un ulteriore passo avanti verso la ricostruzione piena di tutto quello che è successo alla Mezia, delle dinamiche criminali di La Mezia in quel periodo e nei periodi più vicini a noi. Il caso di Gennaro Ventura, che è un caso che ha a lungo occupato le cronache locali e nazionali, trova la sua origine, la causale dell'omicidio, ed è da rinvenirsi appunto nell'attività di servizio che Gennaro Ventura aveva svolto nei primi anni 90 come carabiniere, quando era in servizio presso la stazione di Tivoli. In quella circostanza, in quel contesto temporale, lui ebbe a riconoscere gli autori di una rapina in danno di un perito dell'autorità giudiziaria che deteneva per ragioni del suo ufficio dei quantitativi di sostanza stupefacente, e in ragione di ciò, in ragione del riconoscimento che gli fece, egli venne ritenuto responsabile delle conseguenze di salute che ne derivarono a uno degli autori, e per questo venne punito dalle consorterie mafiose di appartenenza dello stesso Rao Raffaele.